Suonarono le campane il 22 aprile 2020 a Caldari di Ortona, quando si uscì dalla zona rossa. Proprio a Caldari il primo morto in Abruzzo per Covid. Furono 10 le vittime. A distanza di un anno si vuole ricordare quel periodo tristissimo, ma anche accendere una luce di speranza sul futuro. La Proloco, insieme a Distillerie d'Auria, ha organizzato un evento moderato da Carmine Perantuono, direttore di Rete 8, con importanti presenze, tra le quali il prefetto di Chieti Armando Forgione, il presidente della regione Marco Marsilio ed in collegamento il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brustaferro e Filippo Anelli, presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici. Il vice sindaco Vincenzo Polidoro ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Floriana Geniola, che è presidente della Proloco di Caldari. Questo è un altro evento perché non si può dimenticare ciò che è accaduto un anno fa. Ad un anno dalle restrizioni e dall'istituzione della zona rossa, oggi siamo per celebrare la fine di questo brutto periodo. E rimane in noi comunque il ricordo di quel periodo pieno di tristezza, angoscia e dolore. Una giornata per ricordare tanti eventi. Esatto, noi come Proloco insieme alla Distilleria d'Auria, presidente Nicola d'Auria, siamo qui per celebrare la liberazione. Siamo stati colpiti duramente, ma la rinascita per Caldari, per tutta la nostra comunità è questo, il ricordo di questo evento. Nicola d'Auria, che è qui come persona di Caldari, come imprenditore di Distilleria d'Auria, che ha sostenuto questa giornata per ricordare, che si è messo subito a disposizione un anno fa. Sì, esattamente un anno fa, quando suonarono le campane a festa per comunicare, diciamo, ai cittadini e a tutto il territorio che finalmente la zona rossa era finita, e abbiamo pensato di dedicare un sanificante, un disinfettante col nome proprio della nostra contrada, del nostro piccolo paese. E oltre a questo, con la mia famiglia abbiamo deciso, siamo sempre stati aperti, diciamo, al territorio, e quindi abbiamo deciso di donare un contributo per chiaramente da consegnare alla Proloco, per organizzare un evento che possa sostenere e far ricordare questa contrada, non solo per questa brutta esperienza che abbiamo vissuto, ma soprattutto per far crescere e far ricordare il nostro territorio, che è un territorio dedicato alla vitivinicoltura, dedicato al mondo contadino. E quindi, ecco, questo è il nostro spirito e questo è un giorno di festa per noi. Un giorno di festa che ricorda questa profonda ferita e fa tornare alla mente l'emozione, la paura che c'era in quei giorni. Come vi siete sentiti un anno fa? Beh, sicuramente è stato un periodo particolare, emozionante, commovente. Io personalmente, insomma, con tutta la mia struttura, la mia azienda, siamo diventati un po' il fulcro, perché di distillerie in Italia ne siamo poche, quindi siamo diventati, diciamo, il punto della salvezza, perché non riuscivamo a consegnare l'alcol e i sanificanti per poter salvare o perlomeno sanificare le strutture. Quindi è stato un periodo veramente vissuto con tanta tensione, e soprattutto perché poi, sai, la zona rossa, come lo scorso anno, che era una zona rossa presidiata, è stato difficile. Però devo dire che grazie al sostegno e alla collaborazione dei miei dipendenti, ma dopo siamo stati vicini anche al territorio, perché per noi il Caldari rappresenta la nostra terra, e quindi, come dicevo prima, azienda aperta, è sempre stata aperta e disponibile a aiutare tutti, ma non solo noi, a aiutare i nostri amici. Il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brustaferro, nel suo intervento, ha ricordato come un anno fa il Covid ci ha colti di sorpresa e ciò che la ricerca scientifica ha fatto rapidamente. Oggi stiamo parlando di vaccinazioni di massa, stiamo parlando di un paese come il nostro che riesce a vaccinare 350, 340, 360 mila persone al giorno e che ha quantità di vaccini a livello globale enormi. Dobbiamo pensare che poco più di un anno fa partivamo da zero, non avevamo i vaccini, avevamo appena caratterizzato il virus, avevamo appena cominciato a capire quali parti del virus potessero essere quelle di maggior interesse per sviluppare un vaccino. Eppure in meno di un anno, perché i primi vaccini, se ben ricordate, si sono resi disponibili alla fine del 2020, in meno di un anno il mondo è riuscito a produrre centinaia di milioni di vaccini.
Certamente sono pochi, vorremmo tutti averne molti di più, però dobbiamo guardarlo in una dimensione mondiale. E questo certamente è un elemento estremamente, estremamente importante. Un altro miracolo, se volete, parlando anche di aspetti, se vogliamo, piuttosto contingenti, se provate a pensare alla capacità di produzione, per esempio, delle mascherine, che oggi sono diventate degli strumenti con cui viviamo quotidianamente, e che nell'arco di poche settimane, anche nel nostro paese, si è riusciti a produrre in decine di milioni al giorno. Ma l'altro esempio, se volete, è quello dei test, degli anticorpi monoclonali, dei futuri farmaci che potranno essere disponibili. In altri termini, quello che la ricerca scientifica, la tecnologia, hanno messo a disposizione durante quest'anno è qualcosa di straordinario, è qualcosa che nello straordinario ha anche una ulteriore straordinarietà. Il fatto che la scienza, anche con dei meccanismi particolari, forse non noti ai più, ma che sono stati instaurati proprio durante questa epidemia, rende disponibili immediatamente i risultati, non appena i ricercatori li sottopongono ai processi di revisione, che sono i processi classici, attraverso i quali la scienza valida con figure indipendenti la bontà dei risultati presentati ai ricercatori. Filippo Aielli, presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici, ha parlato, sempre intervenendo online, dell'impegno dei medici, di coloro che hanno perso la vita per il Covid, dei momenti difficili e della speranza arrivata con i vaccini. La professione medica abbia mostrato il suo vero volto in questa pandemia. Ha messo insieme la competenza e l'altruismo. Quando nel 400 a.C. Invitava i suoi allievi a non utilizzare le competenze di qualcuno. Rappresentano per noi uno strumento di potere immenso. Le conoscenze si può decidere sulla vita della gente. Giurano di utilizzarle per il bene della società. E guardate, quel bene è un fatto retorico. In questa pandemia è diventato vero, di difesa e di altruismo, di passione, di dedizione. Ma quel bene è anche l'espressione di quelli che sono i diritti della nostra Costituzione. Equivale a un diritto, al diritto alla vita, al diritto alla salute, il diritto all'equità, al decidere sulla propria vita in ragione di quello che il medico prospetta. Libera ricerca, libera la scienza. Ci sono questi oggi, coloro che garantiscono i diritti essenziali della nostra comunità, perché sono il collante dell'unità d'Italia, questo connettivo che è riuscito a tenere in piedi questo Paese. A tutti i colleghi, a tutti i professionisti, dico veramente un grazie di cuore a nome della Federazione, per la loro dedizione, siano sempre di esempio per tutto il Paese. Presidente Marco Marsilio, a distanza di un anno, tante cose sono cambiate, ma oggi da Ortona si lancia un messaggio forte, importante. Molto importante, ho trovato una comunità molto forte e coesa, come l'ho trovata un anno fa, quando venni in piena appunto epoca di zona rossa, non ho trovato gente piegata, ho trovato gente che aveva molto sofferto e anche duramente pagato questa pandemia, ma che aveva saputo reagire con grande fierezza, a testa alta, e soprattutto facendo squadra, facendo vincere quel senso di comunità che nelle nostre città, nei nostri paesi è ancora molto, fortunatamente molto forte e aiuta a superare le avversità. Il 22 aprile dello scorso anno suonarono le campane quando lei firmò che era finita la zona rossa. Insomma. Era durata quasi un mese, l'avevamo proclamata il 27 marzo, qui ci sono stati molti morti. E quindi è comunque stata veramente una prova molto, molto dura. È vissuta con grande sofferenza. Non dobbiamo mai scordarlo, quello che abbiamo affrontato, perché si tende magari a dimenticare. E ora siamo in
prossimità di una nuova riapertura. Speriamo, cioè, lunedì l'Abruzzo sarà in zona gialla, si riaprono le attività, si torna a nuova vita, si spera di poterlo fare duraturamente, e questo dipende anche dai comportamenti che ognuno di noi assumerà. Eccellenza, una data significativa che ricorda una pagina terribile per questa comunità. Lei ha espresso belle parole proprio per questa comunità coesa. Sì, io penso che soltanto laddove c'è coesione si può raggiungere un risultato. Vengo da esperienze nel mondo dello sport, se non si è uniti non si vince, non c'è niente da fare. Questa comunità lo ha dimostrato, e lo ha dimostrato tutta la provincia, sa, perché poi dopo come dire, la similitudine e la vicinanza degli altri paesi ha permesso di vedere in Caldari un punto di riferimento. Dice, se ci sono riusciti loro possiamo riuscirci anche noi. Diciamo che è un po' stato un grido di battaglia, ecco, chiamiamolo così, per tutta la provincia. So che è stato così nella prima fase, io poi sono arrivato a luglio e ho trovato un grande forza di volontà nel voler uscire fuori. Poi ahimè c'è stata questa terza ondata che ci ha afflitto, ci ha messo un po' in ginocchio. Però ne stiamo uscendo fuori, guardi, io voglio essere positivo nel dire queste cose. Certo, le difficoltà ci sono, perché la ripresa sarà molto lenta e presenta delle difficoltà. Io dico che non sono ancora tutte quante chiare, sto ricevendo le associazioni che rappresentano un po' i commercianti, gli artigiani, i mercatali, i problemi non sono solo economici, purtroppo. Se fossero solo economici, diciamo che il governo ci sta pensando e in qualche modo attraverso ristori e altre cose di questo genere. I problemi saranno anche di altro genere, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare vicino a queste categorie, non parlo solo di quelle che ho citato, così come dobbiamo stare vicino agli studenti, alle famiglie degli studenti, alle famiglie delle persone che hanno problemi di salute e che si trovano costretti, oltre a subire il lockdown o quello che è stato, a subire anche, come dire, una sorta di, come dire, di isolamento, che è un isolamento sociale, perché questo è un vero problema. Vincenzo Polidori, vice sindaco di Ortona, lei ha portato i saluti all'amministrazione comunale. Abbiamo visto il sindaco Leo Castiglione, che non è potuto essere qui, ma ha mandato un messaggio video per questo momento veramente importantissimo per Ortona, per questa comunità che rappresenta una ferita, però c'è tanta voglia di ripartire. Sicuramente, come ho detto anche io nel mio discorso, è un ricordo che deve portare dentro la speranza. La speranza è a sua volta è un concetto vuoto se non viene messo insieme all'impegno, l'impegno di tutti, ad iniziare dallo Stato, il prefetto, ad iniziare dall'amministrazione regionale, dall'amministrazione comunale, ma soprattutto da noi tutti cittadini, professionisti, che ci dobbiamo impegnare ogni giorno, perché la battaglia non è vinta, si vede un piccolo spiraglio, però è l'unione di noi tutti che riuscirà a vincere questa pandemia. Commozione, tanta. La voce del tenore Piero Mazzocchetti ha toccato il cuore, e gratitudine per chi ha aiutato a gestire l'emergenza, come la Croce Rossa e la Protezione Civile.